Eccoci ragazzi, benvenuti o bentornati sul canale. Oggi vi porto in visione un video Urbex di un'esplorazione di un deposito di auto d'epoca. Registro da dentro casa perché comunque questa esplorazione è stata un po', come si può dire, improvvisata perché sono andato a vedere il posto. Era precisamente il 1º gennaio e c'era parecchio movimento perché comunque questo deposito è affiancato da delle abitazioni, poi lì nel parcheggio c'erano anche altre auto e a un certo punto è venuto fuori, non lo so, penso il proprietario e sicché sono dovuto andare via perché mi guardava, mi fissava e niente, non mi ha detto nulla però e sicché ho fatto un po' l'esplorazione un po' veloce, comunque ho filmato tutte le macchine che erano lì sul piazzale. Sono molto belle, sono macchine d'epoca, come vi dicevo, c'è un Porsche 911 Carrera, poi una Lancia GT, delle Fiat, anzi due Fiat 125 Special, una è prima serie, l'altra è seconda, comunque delle auto veramente belle. Quindi niente, ora passiamo al video, ma prima di iniziare io vi ricordo sempre, se non l'avete ancora già fatto, di iscrivervi al mio canale YouTube e anche al mio gruppo Facebook che ho creato per quanto riguarda le esplorazioni Urbex. Se vi volete iscrivere vi lascio qui sotto il link in descrizione. Ma ora sigla e partiamo. Vai! Ecco, ora vediamo un po' di foto, così commentiamo insieme le auto che ci sono all'interno. Questo è un Porsche 911 Cabrio, prodotto tra gli anni 70 e l'inizio degli anni 80. Qui possiamo vedere il suo interno ed è veramente messo maluccio. Questa invece è una parte del parco auto e poi questa dovrebbe essere una Fiat 1200 Cabrio. Poi correggetemi se sbaglio qui sotto nei commenti, che è stata prodotta tra gli anni 50 e gli anni 60. Poi qui c'è un'Alfa Giulietta prodotta tra gli anni 50 e gli anni 60 e poi due bellissime Fiat 125 Special che sono state prodotte tra gli anni 60 e gli anni 70. Poi passiamo alle ultime due auto. Qui c'è una Lancia Beta GT, dovrebbe essere una Lancia Beta GT prodotta tra gli anni 70 e gli anni 80. E poi infine una Golf seconda serie prodotta tra gli anni 80 e gli anni 90. L'esplorazione è conclusa, io come sempre vi ringrazio per la visione, mi raccomando, seguitemi sempre sul canale e noi ci vediamo presto ai prossimi video. Un saluto a tutti.